parliamo delle aziende alle prese con un futuro tutto da interpretare, da creare, da costruire passo per passo. In questo caso è un colosso cinese, una multinazionale, che però da 2 anni ha deciso di investire tantissimo in Italia. Stiamo parlando di Xiaomi. Il nostro ospite è il capo del marketing, head of marketing per quanto riguarda Xiaomi Italia, Davide Lunardelli. Davide, buongiorno e buon agosto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno dottor Lunardelli. Allora, la sua azienda ha appena festeggiato, ricordava Fulvio, i 10 anni di vita, 2 in Italia. Insomma, questa è l'occasione anche per fare un po' un bilancio, no, di questi 10 anni. Sì, sono stati 10 anni veramente emozionanti. Noi abbiamo tante persone in Italia che ci seguono fin dagli inizi, perché questa è un'azienda che proprio si è basata fin da subito sul rapporto diretto con le persone anche al di fuori della Cina. Siamo in Italia da 2 anni con già 11 negozi, tanti fan club sul territorio, una posizione importante sul mercato smartphone, ma non solo, e quindi è un ottimo punto di ripartenza oltre ad aver fatto i dovuti festeggiamenti per l'occasione. Ecco, a proposito di ripartenza, Lunardelli, veniamo all'attualità, alla ripartenza. Sono stati mesi difficili, indubbiamente. Come è andata? Come ve la siete cavata? E soprattutto come sta andando la ripartenza, appunto? Beh, come tutti abbiamo affrontato con molta incertezza il periodo che si profilava davanti a noi. Diciamo che come caposaldo per affrontare la situazione abbiamo posto la responsabilità dell'azienda nei confronti di tutti coloro che la circondano, dai dipendenti ai clienti, per cui abbiamo fatto un sacco di iniziative, dalla donazione di mascherine alla protezione civile a tutta una serie di campagne di comunicazione volte a responsabilizzare anche le persone, che ci hanno permesso di guadagnare maggiormente la fiducia delle persone, cosa che in termini di risultati ha pagato, nel senso che durante il periodo del lockdown lo smartphone comunque, essendo un prodotto molto importante per mantenere le persone in contatto, per noi non ha subito cali veramente drastici. Vorrei veramente ricordare almeno un paio di iniziative che abbiamo intrapreso durante quel periodo. Abbiamo avuto un'iniziativa di comunicazione molto bella insieme a Casa Surace. Nonna Rosetta in quel momento era un personaggio molto importante a livello social media, e abbiamo sfruttato un'occasione, una campagna outdoor a Milano, quindi delle affissioni fondamentalmente, per farla parlare alle poche persone che stavano in strada in quel momento. Ed erano fondamentalmente solo 2 tipi di persone: quelli che dovevano essere in giro a Milano per fare un servizio pubblico per tutti, che la nonna ha ringraziato tramite i nostri cartelloni, e le persone che in realtà non stavano rispettando le regole, che la nonna ha simpaticamente bacchettato. Ecco, diciamo che basare la nostra comunicazione su questo piuttosto che su una comunicazione di prodotto ci ha dato una bella base di partenza. Poi, arrivati a questa fase in cui stiamo tornando, speriamo, con tutte le speranze del caso, alla normalità, diciamo che abbiamo visto nelle persone una sensibilità un po' diversa, anche per quelle che sono anche per quelle che sono le tematiche ambientali, ad esempio, per cui la mobilità alternativa con gli scooter elettrici è un tema sulla cresta dell'onda che noi stiamo cavalcando. Tra l'altro ricordiamo, innanzitutto Davide Lunardelli, diamoci del tuo perché la facciamo più semplice, certo. Sai che tantissimi italiani acquistano i vostri smartphone ma non sanno bene come si pronuncia il nome dell'azienda. Bisogna essere onesti. Certo. Ed è? Ce l'ho chiesto. Questa è una domanda che ci fanno in tanti. Perché ci sta, eh? Come si pronuncia? Allora, si dice Xiaomi. Ecco, potrebbe, vedi, non essere una pronuncia 100% Xiaomi perfetta in cinese, ma diciamo che in Italia funziona. Anche in ufficio. Quindi noi abbiamo sbagliato, anzi io ho sbagliato perché ho detto Xiaomi, quindi ho pronunciato con la X mentre è una Sh, Xiaomi. Vedete che si impara, esatto, sempre qualcosa di nuovo. Tra l'altro l'azienda colosso che, sì, gli smartphone sono famosissimi, me lo accennava Davide Lunardelli, tra le mille cose produce anche i monopattini elettrici, quindi è un'azienda che fa veramente di tutto.
Davide, in bocca al lupo, speriamo di vivere questa fase 3 al meglio, impegnandoci, restando responsabili, come è doveroso, però costruendo il nostro futuro, anche grazie alle aziende colossali che arrivano dall'estero, ma investono bene qui da noi in Italia. Buon agosto! Grazie mille.